pomeriggio piovoso al Cinque Pini di Lanciano per una sfida che vale il salto di categoria. Le seconde dei due gironi di promozione in 90 minuti si giocano l'eccellenza. I favori del pronostico sono per l'angolana, esperienza e doti tecniche le armi vincenti dei pescaresi, già da tempo preparati allo spareggio. Diversamente i teramani hanno dovuto fare i conti fino alla fine per occupare un posto al sole ai danni del tagliacozzo, mostrando in ogni caso di meritare quest'opportunità. Sul fischio d'inizio del signor Trionfi, subito angolana in vantaggio, una segnatura senz'altro a tempo di record. Sul lancio dalla destra, Moscianese in uscita si fa sfuggire la palla, ne approfitta rapidissimo Di Pentima, che mette dentro, gelando dopo appena 30 secondi i sostenitori teramani. La reazione degli uomini di Vernisi è fatta di rabbia e orgoglio, ma sono ancora i pescaresi a rendersi pericolosi con un sinistro insidioso di Contini, ben parato da Moscianese al 27°. Comincia a piovere e i sostenitori della Sant'Omero, sistemati nei distinti del Cinque Pini, sono costretti ad aprire gli ombrelli, a differenza dei tifosi pescaresi, comodamente seduti in tribuna. Al 34°, episodio che lascia più di qualche perplessità. D'Angelo si fa largo in area avversaria, ma finisce a terra. L'atterramento sembra netto, ma per Trionfi è tutto regolare. A 5 minuti dal finire del primo tempo il Sant'Omero ha la grande occasione per pareggiare. Lancio a centro aria raccolto da un preciso colpo di testa di Poliandri. Il servizio per Bucci, destro a botta sicura ed esibizione pura del numero 1 nero-azzurro, che compie una vera e propria prodezza. Molto bravo nella circostanza Antonelli, chiamato a sostituire l'infortunato Braga, questa domenica fuori squadra per la frattura di un dito. Il Sant'Omero si rende ancora pericoloso al 44°, grazie ad un contropiede di Reginelli, anticipato da un difensore prima della battuta. Con le immagini filmate da Mario Giacomucci veniamo al secondo tempo. Dopo un minuto di gioco, punizione dal limite per i rossoblù, ma il tiro si infrange sulla barriera. È il Sant'Omero a dimostrare ad inizio ripresa di voler lottare fino alla fine per l'eccellenza. Gli uomini di Vernisi lottano con accanimento su tutti i palloni e si rendono ancora pericolosi con Poliandri, uno dei più attivi della squadra, che tira alto da posizione defilata. 24°, sull'asse anzi dei boni, il Sant'Omero mette ancora in difficoltà la retroguardia nero-azzurra. Bello scambio tra i due, sinistro velenoso del numero 11, neutralizzato da Antonelli, costretto in angolo. Soffre l'angolana. Al 34°, Vernisi fa entrare il giovanissimo Fratò per rafforzare il reparto offensivo alla ricerca del pareggio. È proprio a 2 minuti dalla fine che accade l'incredibile. Antonelli si fa soffiare la sfera proprio dal nuovo entrato Fratò, che sguscia via. Il numero 1 nero-azzurro non può fare altro che atterrare. Rigore ineccepibile per Trionfi, inutili le proteste dei pescaresi che reclamavano una carica sul portiere. Sul dischetto va Rastelli ed è 1-1. Si va ai supplementari, che premiano il forcing operato per tutto il secondo tempo dai teramani, mai domi. Adesso il Sant'Omero ci crede davvero. Dopo 2 minuti nel primo tempo supplementare è Anzidei a fallire praticamente da solo il raddoppio, spedendo fuori un pallone facile facile. Conclusosi senza recupero il primo dei due tempi supplementari, i giocatori sembrano aver speso molto. Tuttavia la posta in palio è molto alta e entrambe le formazioni sembrano volere a questo punto la soluzione rigori. È solo la forza di volontà infatti a tenere in piedi gli uomini in campo, crampi e allungamenti in ogni zona. E veniamo ai rigori. I due errori condannano l'angolana, il tiro alto sulla traversa, il primo è di Contini. Risponde con un sinistro raso terra, sempre fuori Rastelli per il Sant'Omero, e l'errore decisivo è quello di La Monaca, il numero 16 dell'angolana, che sbaglia malamente. Alla fine lo scontro è tra i due portieri, è Moscianese a segnare per il Sant'Omero e a mandare la formazione teramana in eccellenza. Dal Cinque Pini di Lanciano per Telemax, Filippo Costantino. Mister Matriciani, giocarsi un'intera stagione ai rigori può essere crudele. Ma senz'altro, penso che commenti da fare non ce ne siano. Devo dire che avevamo la partita in mano, è un peccato perché l'abbiamo sciupata in maniera un po' banale, anche se nell'occasione del primo tempo c'è stato un fallo di rigore su D'Angelo, secondo me sono curioso di rivederlo, molto netto, anche perché poi domenica a Sant'Omero col tagliacozzo ci ha dato un rigore veramente inesistente che gli ha spianato la via per le finali. Temevamo anche queste circostanze a livello di squadra perché, non lo so, noi non siamo tanto tutelati, e oggi ne abbiamo avuto un pochino la riprova.
perché poi il pareggio è scaturito da un rigore, da un'ingenuità del mio portiere, però il loro attaccante gli ha tolto il pallone dalle mani, forse l'arbitro era girato, non l'ha visto e per questo forse l'ho scuso, però era un fallo che anche i loro i collaboratori avrebbero dovuto rilevare. E al 40esimo, 41esimo, non mi ricordo bene, penso che la partita a quel punto era chiusa perché le due squadre erano stanche, loro avevano speso tantissimo e noi controllavamo con una certa tranquillità. Misere, a parte le polemiche, comunque il campionato dell'Angolana non è da buttare via, anzi voi avete avuto a che fare con una squadra fuori categoria come la Provasto nel vostro girone, eravate arrivati qui proprio per il salto di categoria, un peccato nonostante una bellissima stagione sui ragazzi. Sì, ecco, dispiace per loro, ma qui ecco, voglio così da questi emittenti li voglio anche ringraziare perché hanno fatto dei sacrifici e dispiace ancora di più per questo, perché poi siamo stati un paio di mesi così ad aspettare questa finale e forse un pochino l'abbiamo pagata, però oggi ho rivisto una squadra motivata, orgogliosa, che ha dato tutto in campo e per questo non gli posso rimproverare niente, al di là degli episodi che in una partita non fa poi testo. Mister Bernisi, complimenti innanzitutto per questa promozione, forse Santomero non aveva i favori del pronostico, però con la battaglia di Tagliacozzo e questi più di 90 minuti, visto che ci sono stati anche i supplementari e i rigori, avete dimostrato di meritare questa categoria. Beh, io la ringrazio perché effettivamente anche se è stata e voglio dar merito anche alla squadra avversaria che è una degnissima e grandissima squadra. Senz'altro, se ci fossero stati due posti a disposizione per l'eccellenza, l'Angolana sarebbe stata la prima. È il primo pensiero, è il mio primo pensiero, l'ho detto prima, e dispiace vedere due squadre così competitive che hanno dato fino all'ultima goccia di sudore in mezzo al campo. Comunque per quanto riguarda la nostra vittoria dico che è bello, bellissimo, perché c'è un gruppo di ragazzi fantastico, giovani, società che ha voglia di fare, presidente entusiasta, società anche, tifosi che cominciano a seguire, a capire la forza di questi ragazzi, quindi poi è bene, tutto bene quel che finisce bene. Anche perché non era il primo obiettivo di questo Santomero, è stata una sorpresa, più che altro questa promozione, o comunque non eravate tra le favorite, ecco. Beh, cioè l'altro anno siamo arrivati quarti, quest'anno senza fare voli pindarici a livello organico calciatori, giocatori, una squadra molto giovane, comunque supportata da ragazzi dove hanno la mancanza, la carenza di esperienza, l'hanno dato col cuore, con la voglia di lavorare tutto l'anno, quindi poi avete visto pure voi, insomma, è innegabile che una squadra così anche qualche traguardo doveva pur raggiungerlo. E adesso cominciano i festeggiamenti? No, vabbè, festeggiamenti, è ovvio che c'è una contentezza che stiamo qua e questo è il secondo spareggio, puoi immaginare, siamo ripresi, comunque adesso i ragazzi stanno festeggiando quello ancora per un po', poi torniamo alla normalità.